Per noi questo progetto, questa battaglia è molto importante. E si rende necessaria perché per dare giustizia alle vittime, per dare giustizia soprattutto a Jennifer, che è la ragazza di Pescara che è stata uccisa il 2 dicembre scorso. E noi pensiamo che lo sconto di pena non deve essere più applicato per gli omicidi così violenti e pensiamo che sia una battaglia di giustizia, non né di vendetta né di giustizialismo. C'è uno studio proprio che lo dice apertamente, che lo dice proprio statisticamente. Il media, un assassino in Italia fa 12 anni di carcere e poi esce. È una battaglia di civiltà. Noi chiediamo le firme, chiederemo le firme domani allo Stadio Adriatico, dopo che abbiamo girato in lungo e largo tante città d'Abruzzo, tanti paesi d'Abruzzo, nei concerti, nelle manifestazioni. Abbiamo pensato anche come un atto simbolico, no? Nello stadio dove il pubblico più rappresentativo è fatto da uomini. E quindi ci sembrava un'idea che avesse anche una valenza di immagine, di impatto, e che gli uomini per prima, il maggior numero, firmassero la nostra petizione. Vabbè, io volevo innanzitutto ringraziare il Presidente, la Società del Pescara e tutti voi giornalisti. Io non sono solita fare queste cose, quindi, però vorrei una forte mano da tutti voi. Io e mio figlio. C'è stato un supporto, lei è contenta della risposta, non Sì, soltanto dei pescaresi, ma anche della società in generale. molto. Sì. Però se si fa di più sarebbe meglio.